Buon pomeriggio amici telespettatori di Teleprima e ben ritrovati al Prima TG. Andiamo subito con la notizia più importante di oggi. È tutto pronto per l'arrivo dei primi vaccini in Campania. Già domenica arriveranno 720 dosi contenute in 144 fiale. Saranno consegnate già scongelate all'ASL Napoli 1 Centro, che poi li distribuirà 100 dosi per ognuna delle altre 6 aziende sanitarie della regione coinvolte. I rimanenti 20 verranno somministrati lunedì ad operatori ed ospiti della RSA di Napoli. Le dosi saranno distribuite in cryobox all'interno di una borsa per mantenere la temperatura di 2-8 gradi. Le borse contenenti le cryobox saranno prelevate dall'esercito all'ospedale Spallanzani di Roma e trasportate nei 20 punti di somministrazione individuati in Italia entro le 7 del mattino del 27 di dicembre. Le dosi dovranno essere conservate alla temperatura di 2-8 gradi ed essere interamente utilizzate al massimo nei successivi 4 giorni. Oltre all'ospedale del Mare saranno coinvolti il Cotugno di Napoli, il Cardarelli, il Moscari di Avellino, il San Pio di Benevento, il Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta e il Ruggi d'Aragona di Salerno. La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore in Italia. Sono stati effettuati 166.000 tamponi con una percentuale di incidenza dell'8%. I nuovi casi di coronavirus nel paese sono 13.318, sono decedute anche 628 persone. Il consueto bollettino invece del coronavirus in Campania da parte dell'unità di crisi regionale constata 781 positivi del giorno su 10.185 tamponi effettuati, per una percentuale di positività ai test del 7,77%. Si segnalano 25 decessi, 8 nelle ultime 48 ore e 17 nelle giornate precedenti, ma contabilizzati soltanto ieri. Per quanto riguarda la situazione ospedale, sono 118 i posti di terapia intensiva occupati su 656 disponibili, mentre nei reparti Covid sono 1.529 i posti liberi, i posti letto occupati su 3.160 disponibili. Nuova emergenza all'ospedale San Leonardo di Castellammare con 32 persone, unità del personale sanitario positive al coronavirus. La direzione sanitaria ha chiuso gli accessi ai codici verdi e gialli al pronto soccorso, che è stato poi sanificato. Chi era ricoverato lì è stato trasferito in altre strutture sanitarie o dislocato nei vari reparti. Le ambulanze con i positivi accedevano all'ingresso del pronto soccorso, ma le barelle venivano portate direttamente in rianimazione o in altri reparti dedicati. Poi il focolai, che è coinvolto anche il pronto soccorso, che quasi l'intero piano terra della struttura con rianimazione centro trasfunzionale. Gaetano D'Onofrio, direttore dell'ASL Napoli 3 Sud, sottolinea che sono stati richiesti numerosi infermieri per integrare il personale sanitario, adesso ridotto purtroppo all'osso. E a proposito di sanità, nei mesi scorsi sono stato in alcuni casi criticato per essere andato in TV a denunciare ciò che stava accadendo nella nostra città e nella nostra in regione, ha detto il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Stai sempre in TV, dicevano, eppure chi se non il sindaco poteva funzionare da megafono per i cittadini, si chiede De Magistris. Dovevamo accendere un faro sui nostri ospedali, lo dovevamo ai nostri medici, agli infermieri, ai nostri malati, far credere alle persone che le mie denunce fossero attacchi meramente personali, sarà semplicemente il frutto di una campagna politica messa in atto da chi non voleva che determinate cose uscissero fuori, ha continuato De Magistris. La gente talvolta ci ha anche creduto, purtroppo, per chi se la fosse persa. La trasmissione Report, una trasmissione seria e autorevole, ha parlato del miracolo Campania, portando alla luce criticità gravi che da tempo sosteniamo. Ora valutate voi, avrei preferito chiaramente avere torto marcio, ha affermato il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. E in una conferenza stampa congiunta di Stefano Caldoro, ex candidato presidente della Regione Campania, Giampiero Zinzi, consigliere della Lega, Michele Schiano di Fratelli d'Italia e Annalita Patriarca di Forza Italia, viene confermata la decisione dell'opposizione regionale di non votare il bilancio di previsione finanziario presentato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e dell'assessore al bilancio Ettore Cinque. La conferenza stampa effettuata ieri ha visto toccare già molti punti, tra cui quello delle ultime ordinanze di Vincenzo De Luca, che non sono state accettate dalla popolazione. Il consigliere della Lega Giampiero Zinzi ha fatto appunto notare che queste misure hanno messo ancora più a dura prova il bilancio dei ristoratori e delle loro famiglie. Poi è stato toccato il punto della sanità e del servizio di Report, che ha scoperchiato un vaso di Pandora dell'organizzazione dell'emergenza coronavirus da parte di De Luca. Ecco le dichiarazioni alla fine della conferenza stampa di Giampiero Zinzi. Ci saremmo aspettati dalla Giunta una proposta al Consiglio
che riuscisse a toccare i temi centrali di questo particolare momento storico. Noi siamo stati seri e responsabili, tutti emendamenti di merito che consentono di dare risposte vere al mondo reale. E ci aspettiamo che il Consiglio di domani determini un'inversione di tendenza e che quindi ci consenta di incidere su chi realmente sta soffrendo in questo momento e ha bisogno dell'intervento della Regione Campania. Non ci stanno i commercianti e i ristoratori del Vomero per l'ordinanza regionale che blocca la vendita di caffè da asporto dopo le 11 del mattino. In tutta la Campania la tradizione del caffè, soprattutto a Napoli, che infrange le speranze dei cittadini in un barlume di quotidianità e soprattutto spezza le gambe ai baristi e ai commercianti cittadini. Dopo le 11 non si possono vendere le bevande, neppure il caffè, ma allora che siamo aperti a fare per vendere l'acqua, siamo esausti, ha detto un barista davanti ai vigili giunti sul posto con un video diventato molto virale sui social. A lui si sono uniti le testimonianze di tanti ristoratori e baristi e di tutti gli addetti al settore della ristorazione. 17 giardinieri del comune di Napoli sono finiti sotto indagine per aver fatto altro durante l'orario lavorativo invece che effettuare i servizi che avrebbero dovuto migliorare le condizioni del verde urbano della città metropolitana di Napoli. Grazie a numerosi appostamenti, pedinamenti e a telecamere, gli investigatori hanno scovato i giardinieri impegnati a giocare a bingo, a spasso con l'amante o in palestra invece che lavorare per il comune. È finita l'epoca della linea dolce dove si chiudeva sempre un occhio e si lasciava che gli scandali si lasciassero andassero ad arenare. Se serve un cambio di rotta, chiediamo punizioni esemplari perché di casi legati ai furbetti del cartellino saltano fuori ogni giorno. Evidentemente la cosa finora non è stata gestita bene, ha detto il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Si è stato troppo permissivi, vigileremo che questo caso non cada nel dimenticatoio, bisogna andare fino in fondo. Chi ha un posto fisso non può permettersi il lusso di truffare il comune, lo Stato, le istituzioni e soprattutto di offendere chi in questo momento vorrebbe lavorare, ma non può a causa dell'emergenza sanitaria. Un'operazione del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sgominato un'attività di commercio di botti pirotecnici illegali nel comune di Frattamaggiore, arrestando un 23enne di Pomigliano d'Arco che aveva stipato nel suo deposito più di una tonnellata di botti altamente pericolosi. Stessa operazione è stata effettuata nel comune di Casalnuovo di Napoli, dove è stato scoperto un deposito divenuto un vero e proprio punto vendita che presentava un grande quantitativo di materiale artigianale con carica potenzialmente esplosiva. Le due operazioni si inquadrano nell'ambito del dispositivo di prevenzione e repressione del commercio illecito di prodotti pericolosi. Un 36enne di Caivano è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché per tentata evasione, essendo l'uomo già agli arresti domiciliari per altri eventi simili accaduti in passato. I militari avevano raggiunto l'abitazione del 36enne per un controllo di routine, ma l'uomo è sceso in strada pur non potendolo fare, dato che era appunto agli arresti, per impedirgli di giungere nel suo appartamento e ha strattonato i carabinieri in preda ad un impeto di rabbia, oltre che preso a pugni anche la loro vettura. I militari insospettiti dall'atteggiamento hanno effettuato una perquisizione nell'appartamento, scovando 56 stecchette di hashish e 56 grammi di marijuana. Il 36enne è stato quindi poi posto, condotto al carcere di Poggio Reale, dove dovrà dispondere di evasione, resistenza al pubblico ufficiale e detenzione di materiale stupefacente ai fini di spaccio. L'ASA di Caserta ha diramato il consueto bollettino d'aggiornamento della situazione epidemica in terra di lavoro. Nella giornata di ieri si registrano 132 nuovi casi di coronavirus, con 3 deceduti a Falciano del Massico, 3 traducenti a Casal di Principe. Dal bollettino si segnalano anche 337 guariti, la percentuale di incidenza è stata del 9,5%, i tamponi effettuati 1.391, la città che registra il maggior numero di attualmente positivi in terra di lavoro, fino ad ora è Aversa con 415 casi. Bruttissimo incidente stamattina al chilometro 689 dell'autostrada A1 direzione Napoli, nel tratto da San Vittore del Caianello, in territorio di Caianello. L'incidente ha provocato subito disagi al traffico, si è formata una coda di oltre 1 chilometro sul luogo dell'incidente. È intervenuto subito il personale di Autostrade per l'Italia che ha scongiurato per fortuna il peggio. E chiudiamo con lo sport. Il Collegio di Garanzia del CONI ha accolto il ricorso del Napoli dopo la sconfitta a tavolino contro la Juventus per 3-0. La gara quindi dovrà essere rigiocata. Le prime ipotesi sono per il 13 di gennaio.
in questo caso si dovrebbe spostare la partita di Coppa Italia contro l'Empoli del Napoli, ma si teme anche che la partita possa essere rigiocata a maggio. Intanto agli azzurri è stato anche tolto il punto di penalizzazione, la squadra di Mister Gattuso in questo momento è terza in classifica con 24 punti, a pari merito con la Juventus che ieri sera è stata sconfitta in casa dalla Fiorentina per 3-0, occhi puntati quindi, una sfida molto importante stasera al San Paolo per il Napoli contro il Torino alle ore 20:45. Sono out Koulibaly e Lozano per Gattuso, attacco obbligato con Insigne, Politano e Petagna, centrocampo Tonnerà Demme, mentre in difesa possibile chance anche per Goulam. La casertana ha diramato ieri sera un nuovo comunicato in merito alla già precaria situazione della squadra. In mattinata il gruppo squadra è stato sottoposto ai tamponi molecolari di routine in vista della gara inizialmente in programma per domani e poi rinviata dalla Lega Pro contro la Juve Stabia. In serata la Casertana ha ricevuto gli esiti di tali test che hanno subito evidenziato ulteriori tre calciatori positivi che si vanno ad aggiungere ai 17 già in isolamento fiduciario, una situazione che definire drammatica è dir poco. E questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito, l'appuntamento con l'informazione di Teleprima continuerà alle ore 18, buon proseguimento con la programmazione di Teleprima.